Buonasera a tutti, ben ritrovati anche a coloro che ci seguono attraverso le frequenze di internet. Per questa veglia diocesana della pace siamo in collegamento con altre 6 diocesi del Triveneto in un programma unico di eventi che abbiamo intitolato Passi di Pace e che cercano di mettere l'attenzione sull'urgenza oggi del disarmo. Iniziamo questa veglia per la pace nella parrocchia di Ponte della Priula, nella diocesi di Vittorio Veneto. Siamo sulle sponde del fiume Piave, dove dal 15 al 18 si è tenuta la Prima Guerra Mondiale. Dopo quella guerra nacque il desiderio della popolazione locale di edificare questo tempio, tempio votivo nel quale ci troviamo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale questo tempio è stato ultimato ed è stato dedicato alla fraternità europea. Papa Francesco, nell'enciclica Fratelli Tutti dell'ottobre scorso, ci invitava a vivere proprio la dimensione della fraternità. E la pace è uno dei modi attraverso cui costruire questa dimensione di fratelli. Dunque, in questo tempio votivo, dedicato alla fraternità non soltanto europea, ma oggi possiamo dire universale, diamo avvio alla nostra preghiera, perché trasformi il cuore nostro e di quanti si impegnano per la pace e renda efficace l'opera per renderci tutti fratelli. Iniziamo con il canto. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fratelli e sorelle, accomunati dal desiderio di pace, vi accolgo con amicizia e auguro che la pace sia con voi. Dio onnipotente, Padre di tutti gli uomini, ci guidi con la forza del suo Santo Spirito. Perché sappiamo vincere ogni forma di chiusura e di pregiudizio, aprendo il nostro cuore alla misericordia, alla fraternità e alla speranza, per vivere relazioni improntate al dialogo, alla riconciliazione e al bene. Dio buono e misericordioso, che si è preso cura del mondo e dell'intera umanità inviando il suo Figlio unigenito, susciti in noi il coraggio e la libertà per impegnarci a intessere legami di pace, la pace che è dono di Dio. Grazie.
Nel mondo vi sono tante guerre, morti, violenza, ingiustizie, corruzioni, sfruttamento dei ricchi sui poveri, terrorismo. Questo porta sofferenze inimmaginabili, paura, insicurezza e dolore. Questi eventi sono noti a noi solo superficialmente. Sentiamo alcune notizie generali che ci spaventano e allora le allontaniamo per non esserne toccati, perché fortunatamente accade lontano da noi. Gesù ci invita a fare del lontano il vicino, a sentire tutte le ingiustizie del mondo come parte della nostra vita e ci chiede di tenere a mente tutte le persone meno fortunate di noi. Intraprendere un cammino di solidarietà e giustizia parte dalla consapevolezza di ciò che sta accadendo e dalla conseguente convinzione dell'urgenza del disarmo. Ecco perché ora vi invitiamo a guardare questi luoghi attraverso questo planisfero. Camerun. Chad. Libia. Mali. Niger. Nigeria. Repubblica Centrafricana. Repubblica Democratica del Congo. Sahara Occidentale. Somalia. Sudan. Sudan del Sud. Afghanistan. Cina e Tibet. Filippine. Iraq. Kashmir. Kurdistan. Myanmar. Nagorno-Karabakh, Armenia. Pakistan. Yemen, Arabia Saudita. Cecenia. Cipro. Georgia. Kosovo. Ucraina. Israele e Palestina. Libano. Siria. Mozambico. Etiopia. Il nome dei luoghi insanguinati resti nel nostro cuore
e attivi in noi il desiderio di avviare processi di pace, di accoglienza e di cittadinanza attiva contro l'ingiustizia planetaria. Ci è sembrato utile inserire questo piccolo fuori programma per renderci conto di cosa voglia dire pregare per la pace in una terra che è segnata dall'odio, dalla violenza, dall'ingiustizia, dal sangue, soprattutto nei paesi più poveri, come possiamo vedere dalla cartina. Allora comprendiamo anche il senso del messaggio del Papa per quest'anno, la cultura della cura come percorso di pace. Prendersi cura gli uni degli altri, perché siamo fratelli. Ascolteremo adesso e trasformeremo in preghiera alcuni passaggi dell'enciclica del Papa, Fratelli Tutti, invocando con il canto, possiamo seguirlo a pagina 5, il dono dello Spirito Santo, perché ci aiuti a essere costruttori di pace, a prenderci cura delle ferite di questa umanità. Durante il primo ritornello accenderemo anche la candela della pace. Siamo stati invitati durante tutto questo mese di gennaio, in queste iniziative coordinate a livello triveneto, ad accendere il primo gennaio e poi anche oggi la candela della preghiera per invocare da Dio il dono della pace. E qui davanti all'altare l'accenderemo anche noi mentre invochiamo lo Spirito Santo. Soluzioni nella guerra, che spesso si nutre del pervertimento delle relazioni, di ambizioni egemoniche, di abusi di potere, di paura dell'altro e della diversità vista come ostacolo. La guerra non è un fantasma del passato, ma è diventata una minaccia costante. Il mondo sta trovando sempre più difficoltà nel lento cammino della pace che aveva intrapreso e che cominciava a dare alcuni frutti. Poiché si stanno creando nuovamente le condizioni per la proliferazione di guerre, ricordo che la guerra è la negazione di tutti i diritti e una drammatica aggressione all'ambiente. Se si vuole un autentico sviluppo umano integrale per tutti, occorre proseguire senza stancarsi nell'impegno di evitare la guerra tra le nazioni e tra i popoli. Come diceva San Giovanni XXIII, riesce quasi impossibile pensare che nell'era atomica la guerra possa essere utilizzata come strumento di giustizia. Lo affermava in un periodo di forte tensione internazionale e così diede voce al grande anelito alla pace che si diffondeva ai tempi della guerra fredda. Rafforzò la convinzione che le ragioni della pace sono più forti di ogni calcolo di interessi particolari e di ogni fiducia posta nell'uso delle armi.
Ogni guerra lascia il mondo peggiore di come lo ha trovato. La guerra è un fallimento della politica e dell'umanità, una resa vergognosa, una sconfitta di fronte alle forze del male. Non fermiamoci su discussioni teoriche, prendiamo contatto con le ferite, tocchiamo la carne di chi subisce i danni, rivolgiamo lo sguardo a tanti civili massacrati come danni collaterali. Domandiamo alle vittime, prestiamo attenzione ai profughi, a quanti hanno subito le radiazioni atomiche o gli attacchi chimici, alle donne che hanno perso i figli, ai bambini mutilati o privati della loro infanzia. Consideriamo la verità di queste vittime della violenza. Guardiamo la realtà coi loro occhi e ascoltiamo i loro racconti col cuore aperto. Così potremmo riconoscere l'abisso del male nel cuore della guerra e non ci turberà il fatto che ci trattino come ingenui perché abbiamo scelto la pace. Invito i cristiani che dubitano e si sentono tentati di cedere a qualsiasi forma di violenza a ricordare l'annuncio del libro di Isaia. Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri. Per noi questa profezia prende carne in Gesù Cristo, che di fronte a un discepolo eccitato dalla violenza disse con fermezza: «Rimetti la tua spada al suo posto». Perché tutti quelli che prendono la spada, di spada moriranno. Era un eco di quell'antico ammonimento. Domanderò conto della vita dell'uomo all'uomo, a ognuno di suo fratello. Chi sparge il sangue dell'uomo, dall'uomo il suo sangue sarà sparso. Questa reazione di Gesù, che uscì spontanea dal suo cuore, supera la distanza dei secoli e giunge fino a oggi come un costante richiamo. Preghiamo. Dio della pace, non ti può comprendere chi semina la discordia, non ti può cogliere chi ama la violenza. Dona a chi edifica la pace di perseverare nel suo proposito e a chi la ostacola di essere sanato dall'odio che lo tormenta, perché tutti si ritrovino in te, che sei la vera pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Possiamo sedere. Il dottor Mauro Dalla Torre è originario della nostra terra, di Oderzo. Da molti anni è impegnato in missioni umanitarie, è un medico
per conto della Croce Rossa, proprio nelle zone maggiormente tormentate dalla guerra. Abbiamo chiesto a lui questa sera di offrirci la testimonianza di ciò che ha potuto vedere con i suoi occhi, perché inviti anche noi a fare un passo di conversione verso una cultura della pace. Buonasera Eccellenza, buonasera a tutti, grazie dell'invito Don Andrea. Prima volta che faccio una, di solito faccio delle presentazioni, diciamo, presento la mia esperienza a dei target, diciamo, che sono più sensibili, tipo i ragazzi alle scuole. Con gli adulti generalmente non parlo di questo. Però Don Andrea e mio cugino Don Mirko mi hanno chiesto una cortesia di poter intervenire in questo. Allora, io quando parlo di guerra, per una questione etica, non sono ovattato, sono diretto. Quindi è una questione di rispetto, perché le foto che vedrete sono pazienti che ho curato, gente che è morta, gente che è sofferta. Quindi io credo che sia una questione di principio assoluto, che la guerra noi la vediamo, e se vuoi far vedere... No, parti con la prima diapositiva, dopo ti dico del video. Noi siamo abituati a vedere la guerra con questa diapositiva. Vai la prossima. Come di solito, come viene presentata la guerra, generalmente viene fatta, ecco, viene presentata così, molto lontano dagli effetti diretti. Ricordo sempre l'esempio che, quando si, vi ricordate una volta, adesso usano altri tipi di strutture belliche, vi ricordate la telecamera in cui il missile punta l'edificio e a un certo punto sparisce tutto? Ecco, io racconto da quel momento in poi, e questo è uno degli effetti. Vai con la prossima diapo. Ecco, e questo è l'effetto. Quindi questa è la quotidianità. Ora vorrei farvi vedere un video, perché questi giorni che sono in Italia e seguo un po' la televisione, leggo un po' i giornali, e sono abbastanza, rimango un po' sconvolto da certi termini e certi sostantivi. Siamo in guerra, siamo in trincea. Poi vedo gente che suona il violino dai tetti, oppure partecipano a gare di tennis tra i tetti, in cui comunque c'è una possibilità di coinvolgimento, di riunirci tra di loro. Ora vi faccio vedere un video invece di che cos'è veramente la guerra. Quindi vedete che il rapporto è completamente aberrante. La guerra è questa. Adesso vi faccio vedere un video a Gaza. Durante la guerra, io ho partecipato alle due guerre di Gaza nel 2008-2009, 2014, questo è un video fatto da un mio amico palestinese, giornalista, durante uno dei tanti attacchi delle prime tre settimane e mezzo della prima guerra. E prego, fai col primo video e poi... Non sa
Quindi adesso potete capire la mia perplessità quando sento dire che durante questa crisi del Covid siamo in guerra. Io vorrei veramente allontanare questo termine, questo concetto. La guerra è questa. La guerra è paura, la guerra è non sapere se il giorno dopo ci sarai, non sapere se avrai elettricità, se avrai l'acqua, eccetera. Ora, Don Andrea mi ha detto 20 minuti. Allora, io sono stato in guerra, ho lavorato in guerra per 17 anni, più o meno quasi tutti, un paio non sono andati in quelle guerre là, durante la guerra e nel post bellico, perché non è che la guerra sia solamente definita come tale quando finisce, il problema viene anche dopo. Ora vi racconterò delle storie, perché non saprei cosa dire in 20 minuti, quindi ho buttato una serie delle mie diapositive, vi racconterò le storie. Ecco la prossima, ecco. Questa è una foto che ho preso in Afghanistan quando ho lavorato con Emergency, con Gino Strada, nel 2003. Gli effetti delle mine anti-uomo. Quindi la mina anti-uomo è considerata il miglior soldato perché non chiede da mangiare, non chiede da bere, sempre, non dorme mai ed è sempre pronto a combattere. Afghanistan è uno dei paesi in cui le mine anti-uomo hanno una concentrazione, probabilmente ce ne sono 3 per ogni abitante dell'Afghanistan. Questa era una mamma che sta probabilmente passeggiando nelle campagne, ha perso il bambino, vedete che è incinta, e gli abbiamo puntato una gamba. Ma la prossima. Questa è un'altra storia e adesso faccio una premessa, cioè cos'è la guerra giusta? La guerra giusta, tra virgolette, diciamo, la possiamo considerare tale con dei criteri in cui ci deve essere una proporzionalità di attacco e considerare quali sono le vittime. Fino alla guerra, prima guerra mondiale qua, le vittime erano i combattenti, il 90% erano combattenti. Dalla seconda guerra, ma diciamo già dalla guerra del Vietnam, dalla guerra nordcorea, la proporzione è cambiata totalmente. 90% sono civili, 10% sono soldati. Io a Gaza, nelle due guerre, credo in due guerre, di aver curato 4-5 combattenti. Tutto il resto era donne, civili e bambini. E lui una di queste, cioè questa, l'Afghanistan, è sì in guerra, però non è una guerra, diciamo, di proporzioni catastrofiche come poteva essere Gaza, come sono le guerre acute, in cui si combatte tutto il giorno, tutta la notte, non è neanche possibile di camminare. Questo è un bambino che ha la storia sua, molto semplice, stava camminando con suo amico, sto amico ha raccolto una mina, che ve la mostro, e è esploso. Quindi in questo caso gli abbiamo amputato la mano, un intervento al cuore perché una scheggia è entrata nel cuore e un problema all'occhio, ha perso l'occhio. La prossima. E queste sono le mine anti-uomo. Minetta uomo è una scatoletta così, il criterio di uso è non uccidere ma debilitare. Soprattutto nella tattica di guerra, durante un attacco classico tra combattenti, se un soldato salta sulla mina, 3-4 soldati, amici, devono fermarsi nel combattere, quindi si riduce l'attività di scontro perché devono soccorrere questo. Quindi quello è un criterio. Secondo è debilitare un paziente. L'Afghanistan ha una concentrazione di ragazzini, di gente amputata che è una delle più alte al mondo. E non parliamo di strutture tipo questo bel pavimento. In Afghanistan è una buca, non c'è un pavimento liscio per 10 metri, quindi non si può neanche muoversi con una carrozzella. Prossima. Questa è la famosa... Gino Strada ha scritto un libro, Pappagalli Verdi. Questo è un pappagallo verde. Una mina russa, è una mina giocattolo, viene rilasciata dagli elicotteri, rimane a terra, esposta, colore arancione, verde o marrone, i bambini la raccolgono perché non esplode subito. Le due alette di plastica hanno un contenuto di esplosivo, per cui nella manipolazione, dopo 4-5 minuti, richiamando altri bambini o portandola a casa, tutti attorno, fai la prossima. E questo è l'effetto, quindi amputazione delle mani, prossima, oppure del viso. Questa è una ragazzina che abbiamo ricoverato sempre a Kabul.
È una mina vigliacca, probabilmente, adesso se mi permettete, fatta magari da un buon cristiano, un buon ingegnere, che va a casa, va a messa e poi si mette a disegnare e magari a calcolare l'innesco ritardandone di un po', in maniera che altri bambini possano venire. Prossima. Questo è un altro effetto. Come vedete, il problema delle mine, questa è una mina a frammentazione, cioè la mina è un po' distante, un paio di metri, c'è un filo che attraversa il sentiero, lo si tocca e si ha una frammentazione, i frammenti esplodono. Questo ragazzino è stato fortunato perché generalmente c'è una penetrazione dell'addome, probabilmente era girato, quindi ha frantumato comunque il braccio, in quella condizione là siamo purtroppo ricorsi all'amputazione, e l'altro problema è sempre la faccia, il grosso problema. Un'altra? Questa è una storia particolare che mi ha, diciamo, colpito, lasciato per tanti anni un particolare effetto. Questo è un ragazzino che stava, io ero il periodo, ero a Kabul nel periodo invernale fino all'estate, Kabul fa freddo come adesso. Questo bambino stava scendendo la montagna con un amico, con il gregge, era tardi, ha voluto prendere una scorciatoia e è saltato su una mina. Quindi l'amico è sceso al villaggio a chiamare i soccorsi. Sto bambino è rimasto da solo per almeno mezz'ora al freddo e al buio, con maciullate le due mani, penetrato un qualcosa, adesso mi ricordo il particolare, testa e saltata la gamba. Quella notte, noi di solito a Kabul li ricevevamo diciamo, gli incendi da mina dalle 8 di sera fino a mezzanotte, perché era generalmente gente che abitava fuori da Kabul, tempo che arrivasse un primo soccorso nel territorio, il tempo che arrivasse da noi passavano un paio d'ore, quindi noi lavoravamo per gli incendi da mina di solito la sera e la notte. Quella sera che è arrivato, pensavamo, io mi auguravo che morisse, perché dopo averlo amputato così, si è svegliato e ha gridato per un giorno intero. Io mi auguravo che morisse, perché cosa gli possiamo garantire a un bambino così in Afghanistan? Non c'è un supporto tecnico tale, non abbiamo delle protesi meccaniche per le braccia. Noi della Croce Rossa Internazionale facciamo per gli arti inferiori, per le braccia è una tecnica un po' troppo avanzata e non abbiamo al momento le competenze ed è molto costosa. Don Andrea, fammi un segno qua, 5 minuti, mamma mia. Prossima. E questa ci ho messo un mese per fare questa foto, questo sorriso. Io per portarlo in giro lo dovevo legare, perché non aveva la possibilità di tenersi alla sedia. Prossima. Anche lui, bambino educato, va al mercato, vede qualcosa di strano, il padrone di sta bancarella gli dice che è un giocattolo, era una mina, lui gli dice guarda che è una mina, esplode, gli abbiamo buttato una gamba, prossima, e il braccio è meno matto, però anche lì alla fine si riesce a tenere un sorriso. Prossima. Problema delle esplosioni sono le ustioni, maggior parte, quindi i bambini, vai. Anche qui penetrazione, questo era un bambino tenuto dalla mamma, mamma morta, bambino si è preso una scheggia. Prossima. Anche questa, sempre penetrazione in Afghanistan, cambia, sì scusa, penetrazione da dietro, vai vai. Non è, cioè io non vi faccio queste foto perché solo bambini, ma vi assicuro che ne abbiamo fatti tanti, questo è Afghanistan di nuovo, quindi faceva parte un po' della routine. Prossima, vai. Qui siamo in Somalia, grosso problema è gestire questa gente, per cui bisogna essere un po' amici, dico sempre che in zone di guerra bisogna avere sempre delle sigarette, io non fumo però, gliele davo. Prossima. Come vedete sono tutti giovani, questi stanno proteggendo l'area dove eravamo in ospedale da un attacco. Vai. In Somalia è l'unica realtà, noi come Croce Rossa Internazionale non abbiamo un supporto militare, non abbiamo fucili che ci difendono. Somalia è l'unico posto al mondo, in Cecenia, dove la sicurezza è, cioè il rischio è talmente alto che dobbiamo assumere delle nostre guardie di, prego, prossimo, delle nostre guardie del corpo, queste sono, finché le paghiamo bene. Dopo. Prossima.
sempre testimonianza della Somalia, vai, ancora questo, per farvi capire, sti ragazzi qua dovrebbero giocare a calcio, invece sono talmente bravi e preparati a sparare, impressionante. E queste le conseguenze, la prossima, la guerra fa parte, è media, la guerra veramente è fashion, cioè farla vedere in televisione, si accredita soprattutto dei giornalisti, quelli bravi un po' meno, ma quelli che piacciono così enfatizzare ne approfittano. Questa è una scuola. Andare a scuola durante la guerra, sì, qui col Covid abbiamo internet, abbiamo la possibilità, qui no. E come vedete dietro, cosa rappresentano i bambini? Che ricordi hanno? Vedete, elicotteri, bombe e attacchi. Prossima. Qua sono al mio team, all'epoca in Darfur, quando non ci sono ospedali, dovevamo in qualche maniera cercare di aiutare le due parti. Noi come Croce Rossa lavoriamo in maniera neutrale, però la controparte non aveva ospedali, dovevamo operare sotto gli alberi. Dai. Anche qui una ragazzina che ha avuto una fortuna, noi stavamo approcciando questo in Darfur, una zona, a un certo punto vediamo del fumo da lontano, pensavamo fosse del fuoco, avevano appena bombardato. Il momento in cui siamo arrivati a questa scuola, è arrivata una jeep con questa bambina con una scheggia che gli ha trapassato l'arteria, stava morendo, la fortuna ha voluto che noi fossimo lì in quel momento. Vai, eccola qua, prossima. Questa è una delle tante entità di combattente in Darfur, con cui noi dobbiamo in qualche maniera avere a che fare. Realtà dei bambini soldato, c'è troppo poco tempo per parlarne, però questa in Africa è tuttora ancora una realtà che è presente. E potete capire la difficoltà di gestire persone che ti fermano con queste condizioni. Quindi anche lì, noi della Croce Rossa Internazionale siamo tutti professionisti perché volontari non possono gestire questo. Arrivi a gestire una situazione pericolosa dopo molti anni di esperienza. Prego, ecco qua un bambino soldato, anche lì. Vai, sempre realtà, vai. Ecco, l'altro problema è che non è che i feriti di guerra siano un problema della guerra. Chiunque, una mamma che deve partorire non riesce ad andare all'ospedale. I bambini muoiono di fame, questi sono dei bambini malnutriti, vai alla prossima. E io mi ricordo là, avevo tre casse da 300 kg di ferri da chirurgici, ma non avevo una fiala di zucchero da poter, o di proteine da poter dare a questi bambini. Quindi difficile anche competere con questa situazione. Vai. Questa è la realtà, ho preso questa foto qua mentre stavo prendendo un po' d'aria dalla terrazza a Gaza. Queste sono bombe da 300 kg. Quindi la mia preoccupazione non era tanto per me, era per i miei amici palestinesi che non erano tra virgolette protetti, perché noi abbiamo dato delle coordinate, essendo una realtà, comunità internazionale, non colpirci. Prossima, avanti. E poi, quando noi sentivamo in ospedale la grossa bomba, tempo 5 minuti, e io vi posso dire, non sono un buon cristiano, non sono un buon praticante sostanzialmente, ma io l'inferno l'ho visto, io probabilmente ho toccato alla mano del malvagio, perché in questi pronto soccorso vi assicuro che potevamo vedere delle cose impensabili. Qui abbiamo soccorso durante un attacco 400 persone per la notte, vai, 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 questa è sempre realtà, vai, vai. Vai pure col video ultimo, vi faccio vedere solo l'ultima realtà per farvi capire che cos'è la guerra, che non è solamente una condizione puramente bellica, ma le conseguenze indirette. È un bel video, la Croce Rossa fa riflettere. يا ابرنا البطل انت جاي يا ماما جاي يا قلبي جاي وحياتك جاي هلا بتوصل طيب ساري وين رايحين لوين رايحين لمطرح ما خلقتي عن جد ايه وحياتك رح يشيلوا لك الوجع كله يا قلبي
ماشي الحال؟ عندها كتير تعبان. بعرف يا قلبي، والله بعرف يا حبيبي. يلا وصلنا. لا لا، قلبي ما تنمي ما تنمي. فتح عينيك فتح عينيك، طلعي فيا طلعي فيا. ريا منغني غنية. يلا عندي بيسي، عندي بيسي اسمها سيسي. لا يا حبيبي، لا لا ما تنمي ما تنمي. يلا وصلنا ليك، وصلنا. لا يا حبيبي حيكون كل شيء يا قلبي. هاي ربي بصلحك. Questa è una propaganda che stiamo facendo noi, perché ultimamente dobbiamo affrontare delle grosse problematiche di attacco a ospedali, a assistenti sanitari. Quindi la guerra è molto complessa. Cioè, io adesso veramente non ho mai raccontato 18 anni di esperienza in 20 minuti. Mi trovo in difficoltà perché non saprei neanche cosa dirvi. Però vi faccio capire che alla fine tante volte c'è una discrepanza tra quello che pensiamo che cos'è una guerra. Siamo tanto lontani, ma veramente tanto lontani, perché è patetico dirlo, però la sofferenza quotidiana adesso, in questo momento, gente continua a morire, a soffrire, non c'è luce e la paura. Il problema della migrazione è un grosso problema. Io sono uno che lo sopporta dal punto di vista di chi parte dalla guerra, perché è disperazione. Io sono fortunato perché ho sempre un biglietto di ritorno. Quando c'è pericolo ho un biglietto di ritorno e me ne vado, e lascio là i veri eroi, perché noi siamo solo dei professionisti, ma i veri eroi sono quelli che rimangono lì. Sono stato bravo, Andrea? 20 minuti. Viaggio dalle tenebre alla luce, ho attraversato dubbi e terre desolate, seguendo traiettorie sconosciute, perdendo la mia essenza chissà dove. La vetta è solo l'altra faccia dell'abisso, per sprofondarci dentro basta solo un passo, ma quando ero sul punto di precipitare, mi camminavi accanto senza far rumore. E ho provato a raggiungerti ovunque, senza riuscire a possederti mai, nella perfezione dei dettagli e nelle coincidenze. Ho provato a vivere nel mondo, senza per questo appartenergli mai,
evitando la mediocrità e le inutili apparenze. Se il buio è solo allontanarsi dalla luce, nel mare del silenzio sento la tua voce. Se tutto si trasforma e nulla muore, dal seme che marcisce nasce il nuovo fiore. Senza riuscire ad afferrarti mai, ma ho capito che non c'è distanza né separazione. Ho imparato a vivere nel mondo senza per questo appartenergli mai, ma ho trovato amore in ogni cellula della creazione. Nel lungo viaggio dalle tenebre alla luce, camminerai al mio fianco senza far rumore. Nel lungo viaggio dalle tenebre alla luce è Dio che cammina al nostro fianco senza far rumore. Dalla guerra alla pace è la parola di Dio a tracciare il cammino, indicando passi di salvezza. Acclamiamo al Signore, luce che rischiara le nostre tenebre. Ci alziamo in piedi. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Il Signore è la grazia che vince peccato. Gloria, del profeta Isaia. Alla fine dei giorni il monte del Tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti e si innalzerà sopra i colli, e ad esso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno: venite,
saliamo sul monte del Signore, al Tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri. Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice fra le genti e arbitro fra molti popoli. Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri. Delle loro lance faranno falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione. Non impareranno più l'arte della guerra. Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce del Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Siamo qui come ogni anno in luoghi diversi per chiedere al Signore il dono della pace. Ci ritroviamo insieme per invocare da Dio questo dono. Non siamo qui solo per ascoltare o per una conferenza, siamo qui perché provocati da eventi, fatti, visioni, chiedere a Dio il dono della pace. La pace infatti è un dono, specialmente se teniamo conto che la pace non è semplicemente assenza della guerra, ma è molto di più. Penso che molti ricordino quel passaggio del numero 78 della Gaudium et Spes, uno dei documenti più significativi del Concilio Vaticano II. La pace, dice, non è la semplice assenza della guerra. Sarebbe già qualcosa. Ma non è solo quello. Né può ridursi al solo rendere stabile l'equilibrio delle forze contrastanti, l'equilibrio del terrore. Né è effetto di una dispotica dominazione, ma essa viene con tutta esattezza definita opera della giustizia. La pace terrena che nasce dall'amore del prossimo è immagine ed effetto della pace di Cristo che promana da Dio Padre. Come dicevo, un passo molto famoso, molto bello, profetico. Quella candela della pace che abbiamo acceso e che poi verrà anche distribuita è simbolo di quel dono della pace che viene dall'alto. E abbiamo appena cantato: il Signore è la pace che vince la guerra. Ecco, non dobbiamo mai stancarci di chiedere con insistenza e con fiducia questo grande dono di Dio. Siamo qui questa sera fondamentalmente per questo. Ma la pace è anche frutto della nostra libertà, della libertà degli uomini. Essa nasce dalla risposta e dalla corrispondenza da parte nostra al dono di Dio. E qui le parole che abbiamo ascoltato nella breve lettura del testo di Isaia, che abbiamo appena sentito, ci danno delle preziose indicazioni. Venite, dice il testo, venite, saliamo al monte del Signore, al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare sui suoi sentieri. Ecco la prima indicazione: lasciarci istruire da Dio, imparare umilmente e senza presunzione da Lui le sue strade.
Il che vuol dire sostituire al nostro modo di vedere, di pensare e di agire quello di Dio. Per accogliere il dono della pace e per corrispondere ad esso abbiamo bisogno di un continuo insegnamento e di una continua conversione. Non c'è altra strada. Non c'è altra strada. Ecco, forse noi spesso questo lo dimentichiamo, il primato dell'ascolto e della conversione. E della conversione. Ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri. Egli sarà giudice fra le genti e arbitro fra molti popoli, dice ancora Isaia. La seconda indicazione è quella di accettare il giudizio di Dio sulle nostre relazioni con gli altri, sulle tensioni e sui conflitti che a volte o spesso si accendono tra di noi, ci dividono, sia come singoli, sia come gruppi sociali e come popoli. Il giudizio di Dio, il suo essere arbitro, egli sarà giudice fra le genti e arbitro fra molti popoli, il suo giudizio, il suo essere arbitro non è mai a favore di uno contro l'altro o di un popolo contro un altro popolo. Questa è purtroppo una pretesa che spesso le persone e i singoli e i popoli, scusate, si sono arrogati. Dio è con noi. Non è così, non è così. Ma il suo giudizio e il suo arbitraggio è sempre, sempre nella direzione del raggiungimento della comunione attraverso il perdono reciproco 70 volte 7 e attraverso l'amore anche a chi ci è ostile o ci perseguita. Su questo punto il Vangelo, il Nuovo Testamento intero e il Vangelo sono radicali, al punto da suscitare anche delle reazioni di rifiuto, a volte tra i credenti stessi. In questo senso l'indicazione che ci viene dalla parola del profeta è quella di non essere noi a pretendere di ergerci a giudizio della parola di Dio, ma di lasciare che essa giudichi e faccia da arbitro tra noi e il fratello, anche il fratello che ci ha fatto del male, indicandoci sentieri di perdono, di riconciliazione e di pace. Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci. Ecco, la terza indicazione è quella di eliminare gli strumenti di guerra. E qui riascoltiamo le parole che abbiamo appena ascoltato del Papa, della Fratelli Tutti. Ricordo che la guerra, questa tentazione, diciamo quasi fisiologica dell'uomo, ricordo che la guerra è la negazione di tutti i diritti. Non è un'affermazione di un diritto, è la negazione di tutti i diritti. È una drammatica aggressione all'ambiente. Se si vuole un autentico sviluppo umano integrale per tutti, occorre proseguire senza stancarsi nell'impegno di evitare la guerra fra le nazioni e fra i popoli. Ogni guerra lascia il mondo peggiore di come l'ha trovato, le immagini che abbiamo visto non ci lasciano dubbi a riguardo. La guerra è un fallimento della politica, è un fallimento dell'umanità, una resa vergognosa, una sconfitta di fronte alle forze del male. Spezzare le spade, trasformare le lance in falci. Aratri invece di spade, falci invece di lance, dice Isaia.
eliminare gli strumenti di guerra sostituendoli con strumenti che coltivino la terra, aratri, falci, facendo produrre cibo per tutti, perché la pace potrà esserci solo se ci sarà giustizia e se si supereranno situazioni di inequità. Usa questa parola spesso in Fratelli Tutti il Papa, inequità, cioè mancanza di equità, di giustizia. Se si supereranno situazioni di oppressione e di sperequazione sociale ed economica, che come ben sappiamo sono molto spesso le cause, l'origine delle tensioni e dei conflitti che ci sono. Potremmo dire sostituendo la cultura dell'aggressività, della violenza e dell'ingiustizia con la cura del prendersi, con la cultura del prendersi cura degli altri e della terra, dell'ambiente. E qui troviamo la lettera che il Papa ci ha mandato per la giornata della pace di quest'anno, la cultura della cura, del prendersi cura, costituisce un autentico percorso di pace. Ecco, tre indicazioni che certamente non sono esaustive, ecco, che però sono molto illuminanti. Lasciarci istruire da Dio, convertire dalla sua parola, lasciare che Dio diventi veramente giudice e arbitro delle nostre relazioni, eliminare gli strumenti di guerra trasformandoli in strumenti che coltivino la terra rispettando l'ambiente e favorendo la giustizia e togliendo cioè le motivazioni di conflitto, di tensione. Dono, Signore, a chi edifica la pace di perseverare nel suo proposito, così abbiamo pregato poco fa. Lo ripetiamo, dona, oh Signore, a chi desidera e si sforza di edificare la pace, di perseverare nel suo proposito, e a chi la ostacola di essere sanato dall'odio che lo tormenta, perché tutti si ritrovino in te, che sei la vera pace. Ecco, una bella preghiera che abbiamo fatto e che vale la pena proprio di ripetere. Dona la perseveranza a chi persegue la pace, a chi cerca di costruirla, e risana il cuore di chi è guidato dall'odio e dalla violenza. Fratelli e sorelle, in questo tempio votivo dedicato alla fraternità, facciamo eco alle parole di Papa Francesco nel suo messaggio per la Giornata Mondiale della Pace del 1 gennaio scorso. Affidiamo le situazioni di guerra che da ogni parte della terra gridano a lui invocando giustizia e pace. Ogni persona umana è sempre un fine in se stessa, mai semplicemente uno strumento da apprezzare solo per la sua utilità. Ti affidiamo, o Padre, gli sfruttati di ogni popolo, di ogni nazione, di ogni società, quanti sono ridotti in nascoste forme di schiavitù e non hanno più dignità di persone. Fa che sappiamo promuovere la cura degli altri senza rimanere attaccati alla nostra comodità. Preghiamo. Kyrie, 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 Kyrie.
ogni aspetto della vita sociale, politica ed economica trova il suo compimento quando si pone al servizio del bene comune. Nessuno si salva da solo. Ti affidiamo, Padre, coloro che hanno la responsabilità di governare gli Stati, per quanti collaborano negli organismi internazionali, per quanti spendono se stessi nella ricerca e nella costruzione della pace. Fa che sappiamo prendere anche noi l'iniziativa di piccoli gesti di attenzione verso la comunità, senza delegare tutto alle istituzioni. Preghiamo. La solidarietà ci aiuta a vedere l'altro non come un dato statistico, ma come il nostro prossimo, compagno di strada, chiamato a partecipare alla pari di noi al banchetto della vita. Ti affidiamo, o Padre, quanti si sentono scartati ed emarginati, quanti hanno bisogno di uno sguardo di attenzione e di amore. Fa che anche noi sappiamo essere protagonisti della solidarietà, vincendo ogni forma di diffidenza ed indifferenza. Preghiamo. Prendiamo atto dell'interconnessione di tutta la realtà creata, ponendo in risalto l'esigenza di ascoltare nello stesso tempo il grido dei bisognosi e quello del creato. Ti affidiamo, o Padre, il grido dei poveri, le situazioni che rendono inquieta la nostra coscienza, i disastri della guerra e dell'ingiustizia, gli orrori subiti dalle vittime innocenti, il grido di tutto il creato che soccombe allo sfruttamento e all'inquinamento dei popoli più ricchi come il nostro. Fa che il nostro stile di vita sia capace di sobrietà, di lotta allo spreco, di scelte etiche nella gestione dei nostri risparmi. Preghiamo. Ed ora raccogliamo le nostre preghiere e il nostro impegno per la pace nella preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Dio, che estendi ad ogni creatura la tua paterna sollecitudine, fa che tutti gli uomini che hanno da te un'unica origine formino l'unica famiglia unita nella concordia e nella pace, per Cristo nostro Signore. Ci avviamo alla conclusione di questa veglia. Desidero ringraziare intanto tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione.
Anzitutto il Vescovo che ha pregato con noi questa sera e ha presieduto questo momento di preghiera e quanti hanno contribuito alla realizzazione, in particolare la pastorale sociale, l'Azione Cattolica, la pastorale giovanile, l'ufficio missionario e la Caritas. Un grazie alla comunità di Ponte della Priula che ci ha accolti qui in questo tempio dedicato alla fraternità per la preghiera di questa sera e un grazie anche alla Tenda TV che ha fatto le riprese della veglia, ha curato la sua trasmissione in streaming e tutti quelli che con loro hanno collaborato nella gestione dei vari supporti multimediali. Un grazie anche a Mara Cattai della Caritas che ha realizzato l'immagine, che ha fatto da sfondo questa veglia, che avete anche riportato come copertina del libretto della veglia stessa. È una riproduzione a livello di immagine di quanto abbiamo ascoltato questa sera dal libro del profeta Isaia. Le falci, che sono le lance diventate falci, che mietono il buon grano della vita, e il popolo, la casa di Giacobbe, in cammino verso la luce del Signore. Ci lasciamo questa sera proprio con il segno della luce. Tra qualche istante il Vescovo attingerà da questa lampada della pace e accenderà queste 5 candele. Sono segno un po' dei 5 continenti che alcuni volontari poi durante il canto finale porteranno all'esterno di questa chiesa, con l'intento di dire la pace che è la sua sorgente nel Signore davvero illumini tutto il mondo attorno a noi. Questo gesto che il Vescovo fa di accendere le candele per diffondere la pace, mettiamoci tutta l'intensità della nostra preghiera di questa sera. Ricordiamo e ringraziamo anche Mauro Dalla Torre, ricordiamo quanto ci ha detto questa sera, facendoci quasi toccare con mano il dramma della guerra, così diffusa in tante parti del mondo, e lasciamo che anche di fronte a tutto questo male che c'è, la luce del Signore continua a illuminare anche le nostre scelte e di quelle di tutta l'umanità. E il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il Signore sia accanto a voi per proteggervi, sia dinanzi a voi per guidarvi, sia dietro a voi per difendervi, rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andate in pace.